Ragazzi, buonanotte. Siamo qui di notte e siamo a presentarvi due gigli che vengono fatti. E intervistiamo un attimo quello che poi può parlare di più. Prima di tutto questa cosa che io ho notato, la scritta che è molto Difenditi bella, difenditi e dal difendi dal bullismo. bullismo. Abbiamo scelto Allora, aspetta, questo adesso ti chiedo perché questo nodo? Questo è un nodo, perché è un nodo nodo sociale. è un segno proprio di liberazione, no? Proprio per dire difenditi e difenditi dal bullismo. Quindi ecco, come potete notare anche dal terzo e quarto piano, stop al bullismo con la mano che proprio sta ad indicare proprio questo stop, no? Perché battiamo tanto Qua su è questo. Paz Pavi Vab, Sub, sì, scusa. questo è un nostro sponsor ufficiale che Eccoci sono, ecco questa ci ha mano, comunque, c'è questa mano sì, dato un e poi c'è contributo. uno stop. Esatto, stop al Certo, non possiamo bullismo. arrivare a 25 metri, ragazzi. Ecco, 25 metri. Al di sopra invece c'è un cuore con delle cosa mani c'è che esattamente? guardano verso il cielo proprio ad indicare proprio questo amore, questo bene che noi vogliamo, proprio per sciogliere questo nudo. Abbiamo Posso scelto questo. riprenderti? Sì, Sei va bene. molto bello, sei un ragazzo sicuramente maggiorenne. Con calma. Siamo impreparati a questa sera? Sì, No, abbiamo io scelto. sono impreparata, ma comunque faccio parlare te. Parlo io, va bene. Oh, che bel ragazzo! Abbiamo scelto questo tema proprio per cogliere appieno un po', sapete com'è, le situazioni che vediamo, sentiamo ogni Sociali. giorno, esatto. E quindi vogliamo dare anche noi un incipit, no, a questa cosa, proprio Certo. come quello che abbiamo dimostrato queste sere, no, facendo appunto delle sagre. Mettendo appunto in atto dei cantanti, delle feste tradizionali, proprio perché diciamo che il paese deve capire e deve rendere atto di ciò che sono i sacrifici fatti 365 giorni l'anno. Allora, Marigliano, adesso parliamo un po' del Giglio, Del Gigio in sé, come il Gigio nasce. nasce a Nola A Nola, tanto, tanto, vabbè, tanto tempo fa. immagino ci saranno molti video su Nola. Sì, ma Nola è la Magari su mamma. Marigliano Nola ci è la mamma, saranno. noi rispettiamo Nola come mamma e per noi lei è il culmine della festa. Noi l'abbiamo, Raccontare che diciamo da che Nola, quanti anni si fanno ma penso da tantissimo. da qui all'Aus Domini dal 2013, Nola è A un'eternità, Nola? Nola è un'eternità, Secoli. sì, San tantissimo. Paolino, San che Paolino, San c'è Paolino una che, storia un po' leggendaria, però, come San Giovanni, no? sì, San Paolino come vescovo infatti fece per liberare appunto i Nolani, per liberare appunto i Nolani schiavi, Schiavi. andò e liberò questi Nolani. E quando Ma che tornò era in poi, Turchia, mi sembra. sì, e tornò con la barca. Con la barca. Tornando poi con la barca, sapete no che a Nola ci sono delle corporazioni, quindi Sì. Ortolano, Salumiere, Bertolini, eccetera, e ognuno di loro portava appunto questo onore, onorava appunto San Paolino, rendendolo atto poi, col tempo poi sono cresciuti man mano, e sono diventati obelischi di Quindi non 25 è metri. mai chiusa la tradizione, No, no? non si è mai. Ormai È diventata. forse però un po' meno quest'anno, eh? Non lo so, si cerca, non è No, che si perde la no, tradizione, no, non si. Nola non si è. perderà No, mai ce l'hanno. Nolani proprio ce l'hanno nel nel sangue. sangue. Nel Poi sangue, una festa. invece c'è Brusciano. Poi c'è Brusciano, che comunque è una festa centenaria, come tra l'altro Casavatore, Crispano e Barra. Esatto, però Sono anche Crispano loro è feste Crispano, Barra, Casavatore. Barra, non Ponticelli, Barra. Barra E è. come si tramanda anche lì? Sono sempre feste fatte in onore a, per esempio a Nola c'è San Paolino, a Brusciano c'è Sant'Antonio, a Casavatore c'è San Giovanni, Ah, Casavatore eccetera. San Giovanni Sì. che c'è, per esempio, ad Angri, Sì, come molto. Casavatore, per esempio Però c'è non un. fanno No. i gigli. No, Ad Angri? fanno No, non fanno il giro. delle feste che durano una settimana, però Sì, ognuno ha una San festa Giovanni è un diversa, altro santo con delle leggende, sì. non si sa la verità, Però e di noi. colore, ma dicono che invece sia stata bruciata Sì, questa però noi barca. ci crediamo tanto, veneriamo E tanto siete queste cose. anche legati, voi, dei gigli e dove i posti che tu stai dicendo, alla Madonna dell'Arco. Sì, Quindi però ci diciamo stanno i che. Fuenti. Lo Però che diciamo sono due cose diverse, so, ecco, lo so, lo il so. Gigi con la Madonna dell'Arco. Lo spieghiamo a chi non lo sa. Lì è un altro tipo di venerazione, lì ci siamo Una delle fede verso persone. la Madonna. Esatto, come anche io sono battente, che però, ecco. Esatto. Diamo un voto alla Madonna, sperando che comunque la Madonna ci accontenti, ci dà Sei fiducia. anche Io sono anche battente. battente, sì.
Fuente, che differenza c'è tra fuente e battente? È la stessa cosa, solo che con un gergo diverso. Sapete che comunque ogni paese, ogni paesino ha il proprio gergo, il proprio modo di parlare. Quindi c'è chi lo chiama fuente, c'è chi lo chiama battente. Quindi anche alla sanità si comincia. Sì. Sì. A Napoli è molto, molto, molto come festa. Cioè, no, come festa. Eppure è strano perché la Madonna dell'Arco sta a Santa Anastasia. Sì, però è sentita molto da tanti napoletani. Soprattutto dalle persone che hanno avuto sfortune. Sì, soprattutto che c'è un po' di pregiudizio su questa cosa, diciamo, perché ci sono state cose brutte durante queste processioni. Sì, è capitato. Come dicono che hanno le crisi. Io ho partecipato attivamente una volta, credo, non sono una credente. Credo che invece ho avuto questa sensazione che la Madonna mi chiamasse. Ho seguito questa cosa, l'ho fatta in ginocchio, senza vergogna e senza niente. Ho portato dei miei amici che non si sono inginocchiati e ho pensato invece che o era un fanatismo che mi stava coinvolgendo, ma non era per me. È stato un atto di fede. Diciamo che oggi ed è stato bellissimo. Diciamo che oggigiorno c'è molto diverbio tra il sacro e il profano. È profano. Però ecco, chi crede, chi ha ecco la propria stabilità. Vediamo a che colore siamo. Ah, sempre azzurro, Chi ha la propria stabilità. Controlliamolo. A quel sacro. Andiamo a vedere anche questa. Sì, è molto bella come. Questo è un giglio diverso. Perché queste feste poi vengono catalogate tra persone di poca cultura? È sbagliato anche questo? Ognuno ha la propria tradizione. Per esempio questa musica napoletana che subentra nella situazione, che mi hanno anche detto i ragazzi di Nola, che in effetti quando si tira sul giglio hanno bisogno di impeto, cioè hanno bisogno di questa musica molto particolare, quasi una litania, non è una litania. È comunque una musica fatta apposta per il giglio. Per portarlo sulle spalle. Quanto pesa un giglio del genere? Tanto. Tantissimo, parliamo per farlo, guardate che bello ragazzi, guardate, che bella intervista stasera a quest'ora di notte, perché poi era tutto preordinato da parte mia, non amo la folla, quindi poi alla fine cerco di fare qualcosa di esclusivo, lui è l'esclusiva, come ti chiami? Antonio. Antonio, spiegami un attimo, Antonio, a parte acconsenti a questa, e l'associazione come si chiama? Noi, Comitato Giglio Vespucci. Comitato Giglio Vespucci, e questo luogo si chiama? Questo è qua, siamo all'Aus Domini. L'Aus Domini. Questo è il nostro undicesimo anno di festa. Siamo L'Aus Domini è una frazione detta di Marigliano, provincia di Napoli. Siamo partiti nel lontano 2013, ora siamo al 2024. Sei veramente un cicerone nato. Diciamo quindi sono 13 anni, mi piace, poi è bellissimo. Chi lo fa in genere? Quante persone ci vogliono per creare comitato, un giglio? Il comitato trasla dalle 10 alle 20 persone, alle 30 persone, questo poi è un dato. Cioè la costruzione è come un carro, diciamo, allegorico del carnevale? Sì, però ecco, come potete vedere, ha proprio una morfologia a sé. Si chiama ovviamente il costruttore, che comunque ne ha le veci, e realizza questa opera d'arte. È una vera e propria opera d'arte. Sì, perché c'è l'equilibrio, no? Poi ci sono... Sì, ho realizzato le persone sotto, sì, che chiaramente 128. Ah, ecco, 128 però persone. Stasera non potete vedere dove alzeranno le persone perché ancora vengono montate. Di solito vengono montate il sabato mattina della festa. Sì. Infatti domani mattina alle 7:30, sono quasi le 2. Domani mattina alle 7:30 verranno montate queste cosiddette barre, appunto, che servono per alzare il giglio. E lo fanno con fede. Sì, tutto questo è fatto per amore, per passione, perché di chi? Qui sono sacrifici che vengono fatti 365 giorni l'anno. Ecco, esatto, perché ci vuole tutto questo. Il comitato ha un impegno. Chi entra a parte di un comitato. Siete aiutati dal comune? Il comune ci dà l'autorizzazione. Certo. Però chi lo crea siamo noi. Siete comitato. Voi. Quanti ne siete, detto? Da noi ne siamo 20. Chi è il maggiore esponente? Diciamo che ognuno ha le proprie. Vabbè, lasciamo stare. Diciamo che ognuno ha i propri compiti. Ovviamente c'è il capo paranza, c'è chi gestisce attorno, ecco, siamo noi più piccoli, perché io ho solo 19 anni, quindi siamo noi più piccoli che invece aiutiamo, diamo una mano, come potete vedere abbiamo fatto una sagra stasera appena terminata. Sì, infatti. Con angolo bar, angolo ristoro, angolo gastronomia. Ah, ma c'è ancora il bar aperto? Sì, il bar c'è ancora aperto, sì. Andiamoci a prendere loro un bel caffè. Allora io dico una cosa, sono stata felicissima di incontrarti. Questa cosa spontanea, proprio spontanea, come piace a me. Mi avete preso ancora in abito da lavoro. Sei bellissimo, quindi... sei giovanissimo.
E ce n'è un altro, abbiamo detto che ce n'è un altro, ma non ho fatto un video Il perché nostro non era motto, ancora. quello che noi vogliamo dare alle persone è fare del bene, fare il divertimento e auguro tanta tanta felicità. Non potete capire quante persone nella settimana della festa sono venuti qui, tanti bambini, Che hanno chiesto una bello. maglietta, una fascetta, Sì. hanno realizzato un Gigio in miniatura e si sono tanto tanto Si può divertiti. vedere il Gigio in miniatura? Me l'ha Ma portato il bambino a casa. anche io ne ho uno, Sì. però vabbè, di Nola. È Quindi un'arte vera e propria, è che un'arte. di solito Comunque a me non lo piace vedono più. tantissimo, veramente tantissimo. Anche perché le luci poi cambiano e quindi è molto Sì, questo va a originale. tempo di musica, poi domenica potete vedere poi Domenica, a allora, tempo di musica. domenica. Domenica appuntamento Allora, 26 maggio. appuntamento 26 Sì, ma maggio. sbagli, Ascolta, sbagliavo. siccome questo è un canale YouTube, quindi ogni anno il giorno dell'anno che si fa, mi devi dire il giorno, 26 maggio il 2023. 26 maggio di ogni anno, Facciamo l'ultima, diciamo recatevi. che l'ultima domenica di maggio, È perché poi il l'ultima gioco dà. domenica di maggio, L'ultima domenica di esatto, maggio. l'ultima domenica di maggio, venite a Laus Domini, l'ho imparato benissimo. E divertiamoci E perché questo ci è rimasto. divertitevi, se, no, è ancora di più perché poi ci sono altre tradizioni ancora, come le tamurriate, non so se Esatto, sì. vengono anche loro. È venuta giovedì sera. Hai visto? La Quindi. tamburriata è venuta giovedì sera e ci siamo divertiti con tante persone, anche anziani. Non potete capire quante persone dal balcone Lo sono so, lo so, scese lo giù. so, noi facciamo parte anche noi di Sì. quest'altra cultura, che è sempre una cultura popolare. Allora, Antonio, fatti. Rinnoviamo No, voglio farti l'appuntamento. anche una foto perché sei stato uno speaker. Sei bravissimo. 25 metri anche l'altro, abbiamo Sì. detto. Aspetta, no, no, è più in là. Questo è proprio pifferiano. Se, non mi dica niente pif. Anche perché l'ho fatto sempre io, quello che fa pif. Ok. Ti saluto Antonio, Buonanotte a grazie. tutti. Anche a voi, tanti auguri.